Prego, passiamo alla prossima idea. Giorgio Contetti, che presenta qualcosa nell'ambito dell'agricoltura. E quindi son particolarmente felice. Abbiamo anche appunto come avete visto, diciamo, le idee vengono da mondi molto diversi. Sentiamo. Parlerò di RoboFarm, un elettrodomestico di nuova generazione per rendere tutti dei contadini 2.0. Il principio dal quale siamo partiti è il fatto che il meteo è sempre più avverso e l'inquinamento atmosferico è sempre maggiore, e questo, io ho un'azienda agricola, da agricoltore tradizionale, dà vita alla necessità di fare, io non li faccio, ma dà vita alla necessità di fare trattamenti chimici sempre più frequenti, ingenerando poi nella popolazione allergie, intolleranze e anche malattie dovute alla cattiva alimentazione. Quindi ci siamo detti, una soluzione c'è sicuramente, ed è una miniatura, è un nuovo elettrodomestico che consente in modo automatico, quindi un orto completamente automatico, che consente di passare dal seme a raccolta in autonomia, quindi senza necessità di competenze agronomiche. In questo modo ognuno sarà in grado di coltivare per la propria famiglia le ortaggi da foglia, insalate, spezie di ogni genere. Infatti, diciamo che il problema reale che abbiamo visto nel commercio è che anche se uno compra bio, il problema che c'è realmente è che quando compra l'insalata non è fresca, perché comunque ha viaggiato prima di arrivare sulle nostre tavole, e quindi se vogliamo mangiare una cosa che sia veramente sana ma soprattutto fresca, l'unico modo che c'è è di coltivarlo direttamente in casa. Questo dà anche una serie di vantaggi, perché coltivando in idroponica indoor coltiviamo tutto l'anno, quindi si prescinde dalla stagione, non si utilizzano trattamenti chimici, si genera meno CO2 in atmosfera e quindi si produce a metri zero, nemmeno a chilometri zero, dal cittadino al tavolino. Questo ha anche una serie di vantaggi sociali, per pensare ai bambini che vengono così avvicinati all'agricoltura, al processo di crescita delle piante direttamente dentro casa, ma anche l'agricoltura della ortoterapia o agricultural therapy per le persone che hanno una serie di problemi mentali, che il verde comunque da questo punto di vista aiuta. Il target a cui ci riferiamo è un target eterogeneo, che vede sia il singolo utente privato che quindi coltiva con le proprie mani per la propria famiglia, ma anche locali commerciali, quindi bar, ristoranti, atelier, cocktail bar, che in questo modo aggiungono, danno valore aggiunto alla propria attività, senza tralasciare i costruttori di cucine, perché anche i costruttori di cucine, oggi la cucina è un luogo di lusso più che un luogo di sociale, va di moda, il cibo è uno dei motori di questa nuova generazione, e quindi anche i costruttori di cucina, abbiamo già sondato, hanno un potenziale grande interesse nell'aggiungere un elettrodomestico di nuova generazione che in questo momento non è presente sul mercato. Nel nostro piccolo pensiamo di fare un marketing anche qua, di differente tipo, sia un marketing diretto tramite e-commerce e quindi per raggiungere direttamente il city farmer, ma anche la necessità e possibilità di vendere in negozi specializzati piuttosto che tramite agenti, rappresentanti e rivenditori, utilizzando tutti gli strumenti web e social marketing oggi disponibili. Abbiamo fatto un primo modello di business che vede due fasi, una fase A post-ingegnerizzazione e una fase B post-industrializzazione, con l'obiettivo, con le nostre forze, quindi totale autofinanziamento, di arrivare ad un goal di prezzo di 900 euro. Su queste ipotesi abbiamo fatto un forecast di unità vendute, abbiamo quindi fatto un diagramma di costi e ricavi, mostrando quindi un punto di pareggio al mese 40. Anche qui, ripeto, tutto il business plan è stato calcolato in totale autofinanziamento, e dimenticandoci dei ricavi che derivano poi dai consumabili, perché una volta venduto l'elettrodomestico c'è da vendere poi i ricambi dai substrati, ai semi, piuttosto che alla soluzione nutritiva. Quello per cui siamo in questo momento alla ricerca è una joint venture di tipo commerciale che ci possa portare quindi a produrre 1000 unità all'anno. In questo modo il target di prezzo di vendita diventerebbe 500 euro, quindi aumenteremmo il potenziale target dei compratori, ma soprattutto stravolgendo in positivo il business plan. Il timeline di progetto in questo momento vede la presenza di due prototipi che stanno in fine assemblaggio per arrivare in produzione nel 2017. Circa i competitor, sul mercato sono diffusissimi kit hobbistici per coltivare sia in idroponica che non indoor, vanno da poche centinaia di euro, paradossalmente arriviamo anche a kit hobbistici da 4.000 euro, che comunque necessitano di competenze sia per il montaggio che per l'esecuzione. Quindi RoboFarm nel suo mercato si pone come la prima macchina completamente automatica, quindi si mette il seme a mano, si prima spreme start, un po' come la lavatrice che ha cicli differenti, si preme start e quando è pronto si raccoglie. Un'insalata, per dare un'idea, impiega circa 25-26 giorni. Il team proponente vede me, che sono un doppio ingegnere elettronico ed astronautico, e mia sorella, che è un'esperta avvocato, oltre che esperta in marketing.
E diciamo, tutto questo è stato possibile partendo dal background che deriva dall'azienda agricola che conduco, che ha l'unico impianto in Europa di coltivazione idroponica in serre sterili ed ermetiche, quindi completamente di nuova generazione. Anche queste sono completamente computerizzate, questo è un esempio dei raccolti che ne tiriamo fuori. A partire da quella abbiamo fatto un primo prototipo sempre in scala ridotta, quindi abbiamo preso gli impianti da 100 metri quadrati, li abbiamo ridotti generando un primo prototipo che è questo che vedete, con due vassoi illuminati in modo diverso. Per arrivare poi, volevo far partire due secondi, cioè veramente 20 secondi di video per farvi vedere come cresce l'insalata nelle nostre serre. Scusate, ma non c'è compatibilità fra la mia presentazione Windows e l'Apple, quindi ho rubato 10 secondi. Questo è una webcam montata sul prototipo che abbiamo in questo momento in test, la pianta è quella davanti, e c'è un frame ogni giorno e questo dimostra che circa in 26 giorni siamo pronti per raccogliere un piede di insalata che non solo è perfetta, ma che non necessita neanche di essere lavata, basta tagliarla e gettare nell'umido il substrato nel quale è stata coltivata. Io vi ringrazio intanto per l'attenzione, non voglio rubare altro tempo. No, grazie mille. Grazie. Interessante, soprattutto per me che sono negato con le piante di qualsiasi tipo, quindi è un bel sogno. Non c'è bisogno del pollice verde. Esatto. C'è un pollice, diciamo. Perché come dicevi, invece l'abito del food, diciamo, dell'agricoltura, ma poi del food è sicuramente molto stimolante in questo momento. Ma noi siamo quello che mangiamo, quindi se mangiamo male, viviamo male. Senz'altro. E non so se ci sono domande. Siate buoni. Consumo elettrico. Allora, in questo momento il primo prototipo, quello in miniatura, quello elettrodomestico, è in costruzione. Dai conti fatti a livello ingegneristico siamo su circa sui 100-300 watt, quindi non è neanche una cosa molto, non consuma molto, tutto il giorno. Sì, perché H24 è completamente illuminato, i cicli di illuminazione seguono il ciclo naturale, quindi c'è un on off sulle lampade. Sì, quindi l'illuminazione sintetica da 100 watt non sono pochi. Quanto costa la mia insalata? Allora, stiamo facendo i conti anche da questo punto di vista. Dopo un anno comunque, dai primi conti fatti, dopo un anno che lei ha comprato l'elettrodomestico, consideri che il costo è quello della lavatrice, eh? Non so se quando compra la lavatrice nessuno si chiede quanto costa lavare poi il panno, no? È un po' anche un problema di approccio al problema. Comunque, nella nostra target è quello di fare in modo che dopo un anno comunque l'insalata, uno sia ripagato l'ammortamento e compra l'insalata a un prezzo che è quello della quarta gamma, che se va a vedere al supermercato la quarta gamma è nettamente più costosa del prodotto fresco. Quindi comunque un mercato c'è. Volevo sapere, ma il nutrimento da dare alla pianta, che immagino non prenda sì, solo acqua? Acqua e sali minerali. Noi abbiamo una ricetta messa a punto con un agronomo che parte da sali di purezza 99.9 utilizzati per gli integratori alimentari, quindi non è roba di sintesi chimica. Viene data premiscelata e quindi ci sono due versioni di elettrodomestico, una standalone completamente automatica che fa il refill in automatico della soluzione nutritiva, un'altra leggermente downgrade, quindi non standalone, in cui le si accende la lampadina, le arriva l'SMS, lei va e mette un misurino di sali dentro l'acqua di coltivazione, nella vasca. E questi sali li producete voi? No, li compriamo da primarie aziende che fabbricano questo, ma poi li diluiamo, li miscoliamo con una ricetta che è proprietaria. Quindi per... la domanda era se c'era un controllo su, perché comunque è sempre roba, certo, che viene fornita da c'è un controllo in ingresso quando compriamo, sono sali che già usiamo nella nostra azienda agricola, certificati, controllati e validati. Grazie. Niente. Molte domande, perché ovviamente è molto interessante. Grazie. Che dimensioni avrebbe l'elettrodomestico? È esattamente la lavatrice, l'asciugatrice o la lavapiatti che c'ha a casa, cioè le stesse identiche dimensioni. C'è sia da sotto incasso che la versione standalone con il top sopra per tagliare direttamente quello che raccoglie. E il numero di ortaggi o... Allora, ogni vassoio può alloggiare una ventina di piante, 20-24 piante, considerando che se semina una pianta al giorno, a regime, dopo 24 giorni raccoglie un piede al giorno. Grazie. Ci sono altre domande? Giorgia l'ho conosciuta sabato proprio nella sua azienda. Per caso, diciamolo, se no sembro raccomandata. No, non sapevo nemmeno che partecipava qua, però sono andata a visitarla. È veramente molto interessante la sua serra. Volevo chiedere una cosa, perché utilizzi l'idroponica invece dell'aeroponica? Allora, un po' per deformazione professionale, perché ormai avendo fatto esperimenti su serre più grandi della mia,
ho visto che l'idroponica funziona bene. L'unica diciamo, modifica che ho fatto in questa serra rispetto a quelle in cui coltivo nella mia azienda agricola è che lì coltivo in drip irrigation. Questa è la zona in tecnica di nutrient field technique, quindi c'è sempre un velo d'acqua che scorre sotto le radici. La scelta è stata fatta per una serie di motivi, uno dei quali è quello che abbiamo sperimentato che con l'NFT l'insalata viene nel modo migliore e cresce in un tempo molto più basso e quindi per motivi anche di resa produttiva abbiamo scelto questa, ma nulla vieta. Poi il mio obiettivo è quello di fare anche una, cioè un po' il pallino dello spazio, io lavoro nello spazio per altri settori, quindi un punto di partenza per poi fare sperimentazione reale per un sistema chiuso del genere alla stazione spaziale. Un'altra domanda. Quanto occorre di tempo affinché uno dalla piantina arriva al consumo del prodotto? Nel caso dell'insalata, dopo 25 giorni è pronta per essere raccolta e messa in tavola. Se consideriamo il basilico, dopo sì, anche lì dopo una ventina di giorni comincia a raccogliere. Io il mio basilico adesso c'ha 3 mesi, sta in quella serretta, l'ho cimato 3 volte e continuo a produrre basilico. Intanto scusate, volevo chiamare Gabriel Scorzaro. Nel caso del basilico, nelle spezie in generale, lei può raccogliere la parte che le necessita e il resto la lascia crescere. A meno che non vuole fare un pesto per una cena importante, se no raccoglie le foglie che le servono. Io avevo un'ultima domanda, dov'è l'azienda agricola? Sul lago del Salto, in provincia di Rieti, al confine fra Lazio e Abruzzo. Benissimo. Grazie mille. Direi di passare alla... Grazie. Grazie ancora.